della Roma e all'inseguimento di Nicolas Tagliafico, esterno dell'Olympique Lione, in Ligue 1. Dopo l'esperienza francese il calciatore sarebbe tentato di provare qualcosa in Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma sta cercando di ottenere la firma di Nicolas Tagliafico del Lione quest'estate. Dopo aver confermato l'arrivo del terzino sinistro Angelino, i giallorossi stanno cercando di completare il ruolo di terzino destro e l'argentino potrebbe firmare a breve. Il contratto del 31enne con la squadra francese scade nel 2025 e si prevede che il prezzo del trasferimento sia alla portata di tutti, intorno ai 5-6 milioni di euro. Il giocatore ha vinto la Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022 e vanta una notevole esperienza in campo. Tentativi da parte della nuova dirigenza. Il nuovo direttore sportivo Florian Gisolfi è stato messo al lavoro dalla Roma per portare rinforzi in tempi brevi e per tenere sotto controllo le norme del fair play finanziario. La squadra capitolina sta anche valutando un altro prestito per Diego Llorente e si prevede che i colloqui con il Leeds United inizieranno presto. Qualche anno fa l'agente del giocatore confermò la voglia di Italia del suo assistito. Al tempo fu accostato all'Inter, l'Inter chiaramente resta un top club mondiale. Però Nico ha solo risposto ad una domanda diretta. A chi non piacerebbe vestire una maglia tanto importante come quella nerazzurra? Tutti lo vorrebbero. La stessa frase vale però per qualsiasi società importate. Con l'Inter non c'è nulla di concreto, anzi in realtà con i nerazzurri non c'è nulla proprio perché il nostro socio in Italia, con cui sono in costante contatto, non mi ha parlato di novità, faccio un discorso generale, è ancora presto, si dovranno analizzare tanti aspetti, aspettiamo e vediamo quello che succede. Se ne ho parlato con Zanetti? Non lo sento da un po' di tempo.